bentornati sul mio canale. Nel video di oggi vedremo, tenteremo quantomeno la riparazione dell'ennesimo Commodore 64 inviatomi dall'utente Giampaolo, che finalmente ha potuto spedirmi la macchina a seguito del blocco. È arrivato finalmente il suo momento, ha aspettato davvero diversi mesi, peggio quasi della sanità nostra italiana, però ce l'abbiamo fatta, è arrivato il suo turno. E quindi benvenuto nell'ospedale dei Commodore, come io stesso l'ho definito durante una live su un canale Twitch di Cat Lady Passion, che saluto e la ringrazio nuovamente per avermi invitato e fatto partecipare. Quindi andiamo subito in laboratorio, verifichiamo il problema che ha, vediamo come possiamo risolverlo e come dico sempre, bando alle ciance, andiamo. Ok, siamo nel nostro solito tavolino. Il pacco è bello, generoso, ingombrante, di dimensioni importanti per essere un Commodore 64, quindi avrà sicuramente raccolto la mia raccomandazione di fare un ottimo packaging per la spedizione. Andiamo a verificare il contenuto. E infatti c'è veramente tanta roba. Ottimo imballaggio, buone protezioni. Abbiamo un dataset molto ingiallito. Comodo originale, a cui hanno veramente fatto le torture con l'Azimuth. Questo è stato molto regolato. Questo ha avuto sicuramente numerosissimi interventi all'allineamento delle testine. L'ingiallimento è molto evidente dalla parte di sopra. Vediamo il cover inferiore, il suo colore originale, mentre la parte di sopra, proprio diviso praticamente a due, molto ingiallito. Non so se sono state sostituite le due plastiche. È strano che si sia ingiallito in maniera così perfettamente netta. Probabilmente questo è una sorta di Frankenstein, dove hanno inserito due, ne hanno fatto di due uno magari. Mettiamolo da parte. Balli vari. E qui nella copertina della nonna probabilmente abbiamo il nostro Commodore. Beh, mi sento tanto un egittologo che sta praticamente facendo lo spoglio di una mummia. Ok. E finalmente abbiamo il nostro Commodore 64, praticamente molto libero, suona qualcosa, sicuramente aperto. Beh, non si può dire che non abbia fatto un imballo attento, quantomeno. Perfetto, abbiamo finalmente il nostro biscottone Made in England. I ganci spezzati, tenuti con dello scotch trasparente. E con qualcosa dentro.
Ok, abbiamo il nostro Commodore 64 finalmente libero. Proviamo ad aprirlo. Beh, a dispetto del resto, l'interno mi sembra non per niente male. Questo strappetto sul cartoncino, beh, ci sta, perché quando si tira qui succede spesso una cosa del genere. Mettiamo da parte per il momento la tastiera e ci troviamo di fronte a una bellissima 251-137, quindi sempre in ottime condizioni. Il rumore era questa vitarella praticamente che era lasciata libera qua dentro, era praticamente di questo foro, probabilmente è danneggiato, mi sembra di aver visto tutto, infatti non c'è nient'altro di libero, manca una vite su questo frame, ma vedo già la plastica spaccata, quindi sicuramente sarà stata messa e poi sarà caduta. È praticamente tutto zoccolato ad eccezione del banco RAM di molte logiche. Andiamo ad aprire lo shield che è del VQ2. E troviamo un bellissimo VQ2 ceramico. L'unica cosa è che, come un déjà vu, tutti questi pallini gialli su tutti i chip zoccolati, ad eccezione del PLA, mi lasciano pensare qualcosina. Quindi andiamo a rimuovere interamente la piastra dal suo case e lo andiamo a provare a banco. Quindi eliminiamo tutte le viti. Spesso mi capita, cioè spesso, io dico sempre spesso, quasi un intercalare, qualche volta mi capita praticamente di qualche utente che è un tecnico, ha provato la riparazione per un motivo o un altro, non è riuscito e poi mi manda la sua macchina. Non mi ricordo se questo è il caso, sinceramente, però non mi sembra di vedere interventi importanti. E infatti gli zoccoli non sono stati eliminati successivamente, sono probabilmente originali. La macchina mi sembra mai riparata, forse ad eccezione di questo componente qui, praticamente l'U13. Va bene, questo non è importante, andiamo immediatamente al banco di test e verifichiamo il problema. Beh, per chi è utente del mio canale o ha visto qualche mio video, la prassi ormai la conosce, solito banco di test, la nostra piastra collegata momentaneamente in questa postazione, andiamo ad accenderla e verifichiamo la problematica che ha. Quindi 3, 2, 1, modulazione video avvenuta correttamente, schermo nero. Faccio il mio solito test. Sembra tutto ok, magari è necessaria una... anzi no. Ok, sembrano esserci dei problemi di RAM, assolutamente sì, ci sono dei problemi di RAM. Ok, abbiamo dei banchi RAM sicuramente danneggiati, verifichiamo quali sono, adesso me li segno e dopodiché lo andremo a testare con magari col diagnostico. Preso carta e penna. Ok, la RAM danneggiata è sicuramente U21. U23. U10. Abbiamo in pratica sicuramente problemi di RAM su U21, U23 e U10. Questo ovviamente per così proprio veramente a dito,
quindi per un surriscaldamento che non può essere sintomatico di un buon funzionamento della RAM. Quindi queste tre sono delle RAM sicuramente guaste. Se queste poi sono le uniche RAM guaste, questo sinceramente non possiamo saperlo solo con un test a dito, e quindi dobbiamo andare a verificarle una volta sostituiti queste tre. Potremmo provare però a montare un diagnostico per vedere se queste tre RAM non bloccano completamente il bus e quindi permettono il funzionamento almeno in parte del nostro diagnostico, se possiamo avere la conferma di queste tre RAM o se c'è dell'altro. Quindi diagnostico le mani, inseriamo nel Commodore 64 e verifichiamo. È un passaggio in più non necessario, potrei tranquillamente procedere diversamente, ma facciamo questi video anche per imparare o curiosare su determinate cose, quindi perché no? Proviamo e verifichiamo. Diagnostico inserito, proviamo ad accendere e verifichiamo se il diagnostico in questi casi ci può essere d'aiuto oppure no. Questo diagnostico impiega sempre qualche secondo prima di poter partire, però mi sembra che anche in questo caso il diagnostico non c'è molto d'aiuto. Beh, a questo punto ci sarebbe anche da domandarsi se il PLA è perfettamente funzionante. Bene, non abbiamo l'accensione neanche col diagnostico. È possibile che questo sia a causa di un problema delle RAM, così come è possibile che nel tentativo di riparazione vedo che le RAM non sono zoccolate nessuno, quindi probabilmente si è provato ad intervenire semplicemente con la sostituzione dei chip principali. Questo potrebbe aver causato ulteriori danni, probabilmente, ma chiaramente non lo so, magari l'utente non ha mai toccato aperto il Commodore 64 lui direttamente, anche se dalle viti e da come era ridotto all'interno sicuramente è stato montato e smontato più e più volte. Quindi l'operazione che proverei a fare è l'eliminazione di tutti i chip non necessari, la sostituzione del PLA con un PLA sicuramente funzionante, per vedere se riusciamo ad avere sveglio almeno il diagnostico. Questo sempre solo per verificare se il test, diciamo, come dobbiamo definirlo, col dito, è valido oppure no. Altrimenti, in un caso di riparazione, punto e basta, senza il video, avrei proceduto direttamente alla sostituzione di quelle RAM e poi ad un altro intervento. Allunghiamo un pochino così la riparazione, ma diamo un significato in più e un elemento in più al video stesso. Partiamo con l'eliminazione dei componenti non strettamente necessari al diagnostico, quindi andiamo ad eliminare quelle che sono le nostre due CIA. Andiamo ad eliminare quella che è il SID, anch'esso non strettamente necessario per il superamento del test, comunque per l'accensione del test più che il superamento. Potremmo eliminare anche le parti delle ROM, per il momento le lasciamo. E sicuramente andiamo a eliminare preventivamente il PLA e lo sostituiamo con un altro PLA. Proviamo l'accensione in queste condizioni, vediamo se ci dà almeno il test del banco RAM danneggiato e niente. Ok, abbiamo il solito problema delle RAM, ancora schermo nero. Eliminerei anche le ROM. Accensione. Schermo nero. E ancora problemi di RAM.
Quindi niente, non ci rimane che praticamente provare a sostituire sicuramente le RAM danneggiate, magari proveremo anche a testare le altre e poi andremo avanti in questa direzione. Abbiamo segnato le nostre RAM difettose, sicuramente difettose, su questo fogliettino. Abbiamo U21, U23 e U10, le eliminiamo, li zoccoliamo, li andiamo a testare e le sostituiamo momentaneamente con delle RAM muletto per verificare il resto della scheda. Quindi partiamo dalla memoria in alto, quindi U10, e proviamo a cominciamo a sostituire U10. La prima RAM è già venuta via, me le dispongo in modo tale da creare la mappa, cioè praticamente sapere che questa poi effettivamente si tratta di U10. Normalmente non è fondamentale, non è necessario, in alcuni casi può tornare utile, quindi la mettiamo qui e passiamo alla prossima, che è U21 e poi U23. E anche U21 ormai è stata estratta. Quindi la disponiamo esattamente per come si trova sul PCB. Ci rimane U23, che mi sembra che è quello anche questo qua. Abbiamo visto, approfitto di questi momenti di pausa, no? Anziché accelerare il video, facciamo qualche considerazione che ce la leviamo poi per dopo, che per esempio nonostante il diagnostico permette anche di andare a verificare le RAM, quindi il test delle RAM, in questo caso per esempio se dovessero essere solamente le RAM non c'è riuscito, praticamente ha trovato un corto sul bus. Questo non ha consentito il funzionamento proprio dell'intero diagnostico. Questo un attimino anche a riprova del fatto che i diagnostici non sono dei tecnici, quindi non sostituiscono assolutamente un tecnico. Non è una polemica, ma ho sentito delle discussioni su alcuni forum, su alcuni canali Facebook, dove insomma si parla di questi diagnostici in un'ottica completamente sbagliata, a mio avviso. Eliminiamo anche U23
Perfetto, e abbiamo la nostra scheda spoglia dei componenti. Verifichiamo questi tre componenti con una macchina muletto per non disturbare praticamente programmatori, eccetera, eccetera. Se dovessero risultare, come immagino, guaste, andremo a zoccolare la scheda madre per poi tentare di montare delle RAM sicuramente funzionanti e verificare se tutto il resto del circuito funziona oppure c'è dell'altro. Questa è la mia scheda muletto, come vedete è completamente tutta zoccolata, non è lo stesso numero di assi di quella del nostro utente, però non fa nulla, le RAM sono assolutamente identiche e non serve neanche andarle a montare nella stessa identica posizione per capire se effettivamente funzionano oppure no. Tolgo la prima RAM utile, anzi tolgo questa, mi viene semplicemente più comoda da eliminare, da toccare. Proviamo con la prima, che era U10. Accendiamo la nostra macchina. E abbiamo un bel schermo nero. Quindi questa qua, U10, effettivamente era guasta. Andiamo a provare U21. Accensione. Anche in questo caso abbiamo un'altra volta lo schermo nero, quindi anche questa era guasta. Non ci rimane che provare U23. 3, 2, 1. E tanto per cambiare l'ennesimo schermo nero. Rimontiamo la RAM originale, riaccendiamo la macchina ed ecco che abbiamo il nostro Commodore 64 in vita. Abbiamo la certezza che le nostre tre RAM non sono assolutamente funzionanti, non abbiamo la certezza che tutto il resto ancora funzioni perfettamente, quindi non ci rimane che zoccolare queste tre RAM per verificare effettivamente se l'intervento si può chiudere con la sostituzione dei tre banco RAM oppure no. Solitamente non sono un amante dello zoccolo, ma in effetti mi rendo conto di essere controtendenza per parecchie cose. In questo caso le montiamo perché non sappiamo se è la soluzione definitiva, perché le RAM che andremo a montare sarebbero delle RAM muletto che poi andrebbero acquistate. In questo momento non ho delle RAM a disposizione nel laboratorio da lasciare poi per l'utente. L'utente provvederà all'acquisto presso i propri canali e con le sue preferenze delle banco RAM le andremo a sostituire, quindi la cosa più rapida e veloce è quella di zoccolarle. E a proposito di zoccoletti, vorrei ringraziare praticamente l'utente Roberto che mi ha nell'ultima spedizione fatto mandare una serie di zoccoli e me li ha voluti regalare perché ha visto in un video che mi mancavano. Quindi grazie Roberto, stiamo utilizzando le RAM che mi hai regalato. Cioè le RAM, gli zoccoli che mi hai regalato. Ok, puntati ovviamente i primi due per far sì che lo zoccolo non si muova. Possiamo procedere con la saldatura di tutti gli altri. Primo zoccolo installato, andiamo a installare il secondo.
installiamo il terzo e ultimo zoccolo. Perfetto, zoccoli installati, andiamo a montarci 3 RAM sopra e verifichiamo subito sul banco. RAM installate sugli appositi zoccoli, andiamo al banco. Postazione, RAM sostituite, 3, 2, 1, prima accensione, modulazione video c'è, però mi sembra ancora schermo nero. Sì, effettivamente ancora abbiamo uno schermo nero. Verifichiamo se ci sono altre RAM che danno dei problemi. Ok, mi sembra di no. Beh, poteva essere questo qua uno di quegli interventi che praticamente si possono concludere senza l'uso della strumentazione, quindi solamente per un po' di esperienza, anziché a naso, a dito. Però non è stato così. In effetti quello che abbiamo trovato era guasto, l'abbiamo verificato, e quindi il nostro ditino non si è sbagliato, però non è sufficiente. Evidentemente c'è dell'altro, evidentemente ci sono forse delle altre RAM guaste, ma non in cortocircuito. Beh, allora a questo punto siamo tecnici, prendiamo la nostra strumentazione, facciamo un po' di misurazioni, entriamo più nel dettaglio del problema e quindi risolviamolo. Per comodità il setup è stato modificato, abbiamo collegato questo monitor LCD al nostro Commodore 64 per evitare di andare avanti e indietro dal laboratorio al banco di test. Abbiamo qui il nostro oscilloscopio a portata di mano e di conseguenza procederemo in questa maniera qua. Tra l'altro, a dispetto del CRT, che praticamente all'accensione quasi si fa difficoltà a capire se il segnale video appare oppure non appare, perché comunque rimane con schermo nero, in questo caso se io accendo il computer ho chiaramente praticamente visibile il fatto che la modulazione, cioè il segnale video viene generato, ho un vero e proprio schermo nero, mi si riduce a 4 terzi così come è generata l'immagine del VQ2 e quindi so per certo che l'immagine sta, il computer è acceso. A questo punto andiamo con l'oscilloscopio e incominciamo a battere i segnali sui nostri banchi RAM. Vediamo se c'è qualche segnale che non ci torna e in questo caso andremo a provare anche le altre RAM, anche se poi alla fine, a dispetto di queste, non scaldano molto. Avremmo potuto procedere chiaramente anche semplicemente sostituendoli d'ufficio, ma tempo perso e comunque non ci dà delle indicazioni che possono essere utili nell'individuazione anche di altri problemi legati ad altri componenti. La nostra piastra è stata installata, abbiamo il nostro monitorino per controllare eventuali anomalie o comunque eventuali riaccensioni. Accendiamo la nostra macchina, abbiamo la modulazione, chiamiamola così, il nostro segnale video. Non ci rimane che inserire il nostro oscilloscopio e cominciare a battere dalla prima memoria RAM i vari segnali. Ecco, questo è un segnale un po' strano, ma può ancora starci, va bene. Ecco, questo è un segnale che a mio avviso non è corretto, perché proviamo a modificare il trigger. Praticamente è un segnale logico che va da 2 volte qualcosa fino a 4 e qualcosa. Così come questo non è un segnale secondo me valido, questo neanche. Beh, non so quanto vale la pena andare avanti, di sicuro ci abbiamo ancora un problema sui banchi RAM, indubbiamente. Questo in particolare, verifichiamolo, proviamo a lavorare un po' di trigger. Niente. Abbiamo praticamente una sorta di cortocircuito sul piedino 7, 8, 9, 10 del primo banco RAM, ma immagino sia, verifichiamolo, esatto, su tutti gli altri banchi RAM. Non andrei avanti oltre, non serve,
l'intervento che ci rimane da fare è quello di togliere i rimanenti chip del nostro banco RAM, testarli uno per uno e poi eventualmente andare avanti. Chiudiamo la nostra macchina, incominciamo ad eliminare questi banchi. Appena finito di eliminare, quindi di saldare tutti gli altri componenti del banco RAM, ci ritroviamo con le tre che avevamo ipotizzato guaste e poi verificato manualmente e le altre 5 che sono state dissaldate nelle zone vacanti. La cosa da fare più semplice, più veloce, se si ha a disposizione, è tramite una scheda amuletto completamente zoccolata di andare a testare queste 5 RAM. Quindi andiamo a collegare il nostro Commodore 64 amuletto e semplicemente una per volta, con un po' di pazienza e attenzione a non danneggiare sia le RAM che gli zoccoli, li andiamo a testare una per una. Mettiamo la nostra RAM da una parte che non può essere confusa, partiamo con la prima. Metto a favore di camera anche il piccolo monitorino del Commodore 64, proviamo ad accendere, 3, 2, 1, abbiamo il segnale come al solito e questa RAM sembrerebbe essere funzionante. Non stiamo facendo un vero e proprio diagnostico, cioè non stiamo utilizzando un diagnostico per testarla, ma quantomeno questa RAM non va a creare uno schermo nero, quindi alla fine parte, la memoria viene letta correttamente. E per il momento ci fidiamo di questo primo test, quindi andiamo a sostituirla. Quindi per me questa RAM è candidata buona, la mettiamo da parte per evitare di confonderla con le tre che avevamo già visto sicuramente guaste. Proviamo la seconda RAM. E anche questa RAM fa accendere regolarmente il computer, la RAM viene letta correttamente, anche se quella non è diciamo un sinonimo al 100% di buon funzionamento. Passiamo alla seconda, alla terza ormai. E anche questa RAM sembrerebbe andare bene, quindi anche questa RAM praticamente funziona, quantomeno fa sì che il nostro Commodore 64 si accenda regolarmente con la classica schermata del Commodore 64, quindi per me anche questa è una candidata funzionante. Questa la vedo differente dalle altre, molto strana, comunque proviamola. Ok, anche questa si accende e funziona regolarmente. Passiamo all'altra. L'ultima RAM, accendiamo, e beh, e qui abbiamo un problema. Questa RAM, appartenente di sicuro allo stesso banco, quindi l'8352, effettivamente ha un problema. Certo, non esce fuori lo schermo nero, ma questo può dipendere anche dalla posizione da cui noi l'abbiamo tolta. In questo caso comunque vediamo che ci dà una sorta di garbage screen, non è sicuramente funzionante, quindi la mettiamo da parte insieme alle tre che avevamo rilevato manualmente. Quindi al momento abbiamo 4 banchi RAM funzionanti e 4 guasti, quindi abbiamo queste 4 che sono apparentemente funzionanti, almeno per il momento sembrano funzionanti, e queste 4 che non lo sono affatto.
Abbiamo verificato che praticamente noi avevamo questi 4 banchi RAM perfettamente funzionanti e questi 4 no, 3 li abbiamo visti, li abbiamo scoperti ad occhio nudo, diciamo così, fin dall'inizio. Il terzo è uscito fuori praticamente dopo averlo testato ed eliminato insieme a tutti gli altri. Vabbè, a questo punto non vi faccio vedere il passaggio, è inutile appesantire inutilmente il video. Zoccolo l'intero zona RAM e proveremo poi a mettere altri 4 banchi nuovi e poi ci rivediamo praticamente per il test con i 4 banchi completamente nuovi. Finita l'operazione, banco RAM completamente zoccolato, popolato con le RAM su originali, quelle 4 funzionanti nel banco di sotto e le 4 nuove sul banco di sopra. Prima accensione, scopriamolo insieme, aspettiamo che il Boeing qui decolli del mio alimentatore che sta tenendo alimentato questo display, altrimenti non sentiamo nulla. Vabbè dai, se avete sentito finora, ok, è partito. Quindi 3, 2, 1, modulazione perfetta. E ancora un black screen, ancora uno schermo nero. Quindi abbiamo le 4 RAM difettose, le 4 RAM che abbiamo sostituite, ma ancora c'è dell'altro. Infatti il nostro computer ancora non ci si accende. Proviamo questa volta ad inserire una ROM diagnostica e verifichiamo se questa volta parte almeno la ROM diagnostica. Inserita la ROM diagnostica, 3, 2, 1. Ricordo sempre che per questa ROM ci vuole sempre qualche secondo in più per l'avvio della macchina, ma mi sembra che è un pochino troppo in più, quindi c'è ancora dell'altro. Purtroppo ci sono ancora altri componenti, ora questa macchina non so cosa gli hanno combinato. Andiamo avanti comunque per la riparazione, quindi spegniamo. Va bene, non ci rimane altro che fare degli ulteriori test di strumentali, quindi con il nostro oscilloscopio, il nostro fidato e caro oscilloscopio, per verificare che cosa sta succedendo qui nella zona RAM. In pratica noi abbiamo trovato dei segnali completamente fuori tolleranza, diciamo così, per quanto riguarda i segnali che possono essere su questo tipo di scheda. Conseguentemente abbiamo cercato qualche altro componente guasto, qualche altra RAM guasta, in effetti ne abbiamo trovata una, ma sicuramente ancora il bus non deve essere perfettamente funzionante, quindi andiamo a verificare che cosa è cambiato. Accendiamo la nostra macchina, se non ricordo male avevamo un problema sulla seconda fila, quindi sul piedino dall'ottavo fino al quattordicesimo del banco RAM. Verifichiamo partendo dal piedino in alto, qua siamo ok. Qua abbiamo un segnale corretto, ecco, per esempio questo segnale qua che prima era molto schiacciato, adesso dopo la sostituzione della RAM è ritornato nelle tolleranze. Questo direi però di no, abbiamo ancora un problema, ma soprattutto abbiamo un problema su questo. Vediamo se riusciamo a triggerare. Comunque lo stesso problema di prima, quindi c'è qualcosa che ancora sta schiacciando letteralmente bus, non fa funzionare le RAM, nonostante insomma non ci sono altri componenti in cortocircuito. Verifichiamo il 74L257, perché questo qua praticamente si interfaccia alle RAM. In uscita ovviamente abbiamo il problema che troviamo comunque anche sulle RAM, queste GND. In ingresso però no, sembra tutto ok. Verifichiamo anche l'altro. Ecco, qua abbiamo il secondo problema. Vediamo se l'abbiamo anche dalla parte opposta.
Ok. Mi sembra, adesso non ho lo schema sotto mano, ma a memoria, anche se io non ho proprio assolutamente memoria, che il problema potesse essere del 257, perché abbiamo praticamente testato i pin di uscita e alla fine il 257 dovrebbe essere una sorta di buffer con ingresso a free state. Se questo qua è quello che ricordo, in questo momento non sta funzionando correttamente, quindi spegniamo la nostra macchina ed andiamo a sostituire il 74 LS257. Ok, siamo subito tornati con il 74 LS257 già perfettamente zoccolato. Il suo praticamente componente originale è questo qui, lo mettiamo da parte e andiamo a montare uno 74 LS257 dell'SGS, anziché un circuito MOS, che è praticamente l'equivalente, anzi il MOS equivalente del 257. Lo andiamo a inserire. E quindi, riassumendo, abbiamo 4 banchi RAM nuovi più il 257. Beh, come al solito, incrociamo le dita. 3, 2, 1. E questa macchina è praticamente sfondata, perché anche con questo 257, che sicuramente è guasto, ancora stavolta abbiamo un bello schermino. Estratto anche il secondo 257, l'U13, prima ricordo avevamo estratto U25, è zoccolata anche questa parte qui, mettiamola da parte anche questo, lo sostituiamo anche questo con SGS 74 LS257, quello che avevamo tolto è il MOS 7708, che è il codice MOS per identificare lo stesso identico componente. Quindi montiamo anche questo lo mettiamo da parte insieme con gli altri. E questa volta andiamo nuovamente, per l'ennesima volta, a ricollodare il nostro comodo. Che sia la volta buona, anche perché alla fine abbiamo, finora abbiamo trovato solo componenti guasti, a parte 4 blocchi di RAM tolti per poterli testare. 3, 2, 1, segnale come al solito, e bingo! E il nostro Commodore 64 finalmente è ritornato in vita. Quindi, alla fine dei conti, avevamo 4 banchi RAM, di cui 3 avevamo individuato praticamente a mano, immediatamente, cioè subito dopo la prima accensione, una RAM che era difettosa, praticamente 2 74 LS257, che sarebbero l'U25 e l'U13, un mare di zoccoli, si sarà contento il proprietario, perché questa volta sta macchina è completamente zoccolata. Abbiamo tutti i CPU più importanti zoccolati, le memorie RAM zoccolate, i controller delle RAM controllate, rimane veramente poca roba. A questo punto non rimane che richiuderlo e mettere un diagnostico, verificare anche il funzionamento, quindi delle SID, delle periferiche, e siamo a posto così. Beh, abbiamo visto che è stata un po' leggermente rognosa la riparazione, perché insomma ci siamo dovuti spostare più di una volta. Pensavamo che questa riparazione si sarebbe conclusa dopo i primi minuti, perché si era trovato praticamente subito, immediatamente, il problema tastando il nostro Commodore 64. Effettivamente i 3 componenti danneggiati che avevamo rilevato erano effettivamente danneggiati, li abbiamo verificati, ma poi ne abbiamo trovato un quarto e per ritrovarlo abbiamo dovuto smontare completamente tutto il banco RAM. Banco RAM che abbiamo testato per due motivi: uno, perché sapevamo che 3 memorie erano certamente guaste, già così, come diciamo a naso, ma è a tocco praticamente, e due, perché una volta che avevamo individuato che il problema era nel banco RAM e abbiamo misurato con l'oscilloscopio i segnali in uscita o in ingresso delle nostre memorie, abbiamo visto che questi segnali assolutamente non erano corretti come ampiezza, come forma d'onda, eccetera eccetera, e quindi abbiamo smontato tutti i banchi RAM fino ad individuare il quarto banco RAM danneggiato. Questo non è stato sufficiente a ripristinare il segnale rilevato con l'oscilloscopio in maniera corretta, e quindi poi abbiamo rilevato il problema sul 74 LS257, che è interfacciato direttamente con il banco RAM. Stranamente entrambi i 257 erano danneggiati, quindi sia U25 sia U13, se non ricordo male,
Però finalmente alla sostituzione di quest'altri due il nostro Commodore nel laboratorio ci si è acceso. Proviamo adesso nel nostro... Accendiamo il TV. Quindi niente contro la rovescia, abbiamo visto che funziona, sempre che non ci siano sorprese improvvise, dovrebbe anche funzionare qui. Quindi accendiamo. E in effetti abbiamo il nostro Commodore 64 perfettamente funzionante. Ora, anziché andare a montare il DD test che farò poi e comunque alla fine del video, quando andrò a testare tutto il resto delle periferiche che non andremo a testare come al solito, facciamo ormai più da parecchi mesi a questa parte in questo canale, dicevo, anziché il DD test andiamo a inserire la nostra Kung Flash per caricare qualunque giochino. Non so cosa c'è precaricato, andiamo a vedere. La scheda era disinserita. Bene, arrivato a questo punto della riparazione possiamo chiaramente richiudere il nostro Commodore 64 per testarlo completamente chiuso, quindi verificare anche un pochino la tastiera. Ha mandato il dataset, una delle regole che ho dato nella riapertura dell'ispezione delle macchine verso il laboratorio è quello di non mandare più di una macchina per volta. Il dataset l'abbiamo considerato come un accessorio, come un alimentatore, quindi lo verificheremo probabilmente offline, giusto per... e completare la riparazione. Su questo qua dobbiamo rimettere ancora la nostra protezione e quindi anche il sistema di raffreddamento. Facciamo una pulizia del chip. Togliamo la pasta termica ormai diventata secca, inutile, che fa spessore e non aiuta la dissipazione termica, quindi è meglio eliminarla. Ok, non insistiamo tanto perché altrimenti va via anche la serigrafia. Mettiamo della pasta termica nuova. E stessa cosa facciamo perfetto. Ci rimane col connettere la tastiera, purtroppo con i gancetti distrutti. E la richiudiamo. Bene, il nostro Commodore 64 sembra pronto, andiamo subito al banco di test e verifichiamo. Accendiamo il nostro Commodore 64 e finalmente abbiamo il nostro Commodore 64 perfettamente funzionante. Facciamo un test veloce della tastiera. Allora, vediamo, ci sono alcuni tasti che proprio non vanno, come l'invio, come l'insdel, i tasti funzione, C, C
cioè più che non vanno sono veramente molto molto sordi, secondo me andrebbe ripristinata la tastiera. Allora, il nostro Commodore 64 a mio avviso è stato completamente riparato, la tastiera non va proprio per niente bene, alcuni tasti sembrano quasi non funzionare come per esempio il return. A questo punto possiamo fare solo una cosa, possiamo provare a sostituire la tastiera con un'altra tastiera a muletto, solo per testare se un problema proprio della tastiera o del Commodore 64, per esempio una CIA difettosa, il connettore o qualunque altra cosa, se il problema consiste in un se il problema è effettivamente proprio dei tasti fisici della tastiera del Commodore 64, chiudiamo qua la riparazione perché poi andremo a fare l'intervento del ripristino della tastiera con praticamente il solito kit e sempre offline, così come andremo a testare anche offline il dataset che richiede anche lui un'altra oretta di tempo tra tarature, verifiche, pulizie eccetera eccetera. Se invece il problema sta nel Commodore 64, speriamo proprio di no, e andremo nuovamente ad aprire il Commodore 64 e intervenire e cercare di capire perché la tastiera non viene letta. Presumo sia il primo caso, quindi problemi proprio della tastiera meccanica che non va bene, ma in ogni caso proviamo a sostituire velocemente, facciamo un test rapidissimo per voi e dopodiché ci comporteremo di conseguenza. Ok, è stata sostituita la tastiera del nostro Commodore 64 con questa bellissima tastiera super ingiallita, super marcia, come dice qualcuno, quindi che io tengo appositamente per questo genere di test. Andiamo comunque al test della tastiera. Abbiamo già visto che invio return praticamente funziona egregiamente a dispetto della precedente che proprio non andava. Begin to test, la B funziona. Facciamo un'operazione molto rapida. E vediamo se c'è qualche tasto che proprio non ne vuole. No, sembrerebbe tutto bene, i tasti sono tutti quanti presenti tranne qualcuno che salta durante la cosa, però si ripreme e funziona. Abbiamo la I, proviamo con la I, va benissimo. La T, sembrerebbe tutto ok. D'accordo, e a mio avviso con questo test è tutto. La tastiera vedremo se si potrà in qualche modo ripristinare con il solito kit di riparazione e dopodiché andremo a testare il suo dataset. Bene, per questo video è veramente tutto, siamo riusciti a restituire funzionante la macchina al nostro amico Giampi, sarà quindi contento di riabbracciare il suo vecchio originale Commodore 64. Noi terminiamo qua, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like qua sotto, se non siete ancora iscritti al canale e vi volete iscrivervi, questo mi fa come al solito sempre molto piacere, mi incentiva a fare sempre molto di più, sempre molto meglio. Grazie e al prossimo video.